Buongiorno. Allora, stamattina avrei tante cose da dire per dire che al mio lavoro. Volevo fare un video doveroso sulle notizie di ieri riguardanti la Juventus, non quelle sul campo che, come giustamente si vedeva dai commenti, non sono io l'unico pessimista. Ah no, per il gioco, perché stasera noi affronteremo il Torino con una squadra leggerina e loro, si può dire che se noi guardiamo i giocatori, sono il Torino più forte degli ultimi 5-6 anni, si può dire. Poi io, raga, non lo so, io credo in certe cose. Io credo non nella cabala, nella tradizione calcistica di un calciatore, di una squadra. Altrimenti non avremmo perso 7 finali di Champions League. Io ho paura di Zapata, inutile che lo neghi. Zapata ci ha fatto gol con l'Atalanta, con la Sampdoria e con l'Udinese, quindi facciamoci bene i conti. Ne abbiamo avuti altri giocatori che ci hanno pungato spesso, lasciamo stare Cristiano Ronaldo, vabbè. Penso a Icardi, penso a Crespo, penso negli anni che furono a Walter Alfredo Novellino, che ci inculò con Milan, con l'Ascoli e con tante altre realtà. Penso a Renica, che contro di noi spesso segnava, il difensore del Napoli. Dino Baggio. E io temo Zapata. E per questo non voglio parlare di campo. Parliamo di quanto accaduto ieri. Parliamo di quanto accaduto ieri con l'aumento di capitale, aumento di capitale contemporaneo alla conferma del fatto che la Juventus dovrà essere sostenibile. E allora, tra l'entusiasmo generale, a me sorge un dubbio: io devo fare sempre da guastafeste, non lo so. Nell'entusiasmo generale a me sorge un dubbio. Ma non è che questi con questo aumento di capitale hanno messo in preventivo di non qualificarsi alla prossima Champions League? Perché io sento continuamente parlare, giustamente, gli altri si lamentano, ma per me è la realtà, nuda e cruda, piaccia o non piace la realtà, di squadra che potrebbe anche non andare in Champions. Io non ne sarei affatto stupito, signori. Che noi spesso, parlando di Juve, ci illudiamo come se fossimo la squadra di 4-5 anni fa. Ma non è così. Non è così. Io non ne farei un dramma. Non ne farei un dramma, ragazzi. L'Inter, sottolineo l'Inter. L'Inter è stata dal 2012 al 2018 senza giocare la Champions League. L'Inter. Non ho mai sentito gli interisti parlare: mamma mia, come faremo? Non potremmo permetterci questo, questo e quest'altro. La stessa Juve è stata 2 anni senza giocare la Champions League dopo la Serie B. E poi ne è stata altri due dopo i settimi posti. Cioè, in pratica la Juve dal 2004, dal 2006 al 2012, cioè sono 6 anni, non sono un'eternità. Dal 2006 al 2012 la Juventus è stata 4, in 4 stagioni non ha giocato la Champions. Però io ricordo che le campagne acquisti venivano comunque fatte. Allora, se non ci credete, dalla stagione 2006-2007 fino alla stagione 2012-2013, la Juve su 6 stagioni ha
ha giocato la Champions solo in due, tra cui, di cui uno è uscito agli ottavi e uno uscito ai gironi. Quindi ditemi voi quali introiti irrinunciabili. Sì, è chiaro, è meglio averli che non averli, però io ieri di positivo ci ho visto solo la pace con gli ultras, o almeno così si dice. Solo questo ho visto di positivo ieri: tamburi, cori, megafoni, eccetera eccetera. Solo questo ci ho visto ieri di positivo io. Chissà, improvviso, è vero che è una voce che circola da mesi, ma non cambia la sostanza. Improvvisa folgorazione sulla via di Damasco. Oppure tentativo di quietare la piazza, visto l'arrivo di periodi di vacche magrissime. Non lo so. Vedremo. Certo, molto dipenderà dalla squadra. Perché se la squadra a gennaio è messa male, allora questi qua vanno tutti gli alibi possibili, immaginabili, per continuare a tenerci a pane e acqua. Se la squadra è messa bene, la prova della verità sarà a giugno, perché non penso che questi a gennaio facciano nulla. Questi al massimo rimpiazzano Pogba con Coso Hojbjerg, che verrà preso in prestito con diritto di riscatto, ve lo anticipo da adesso, sicuro. Se poi questo aumento di capitale si rivelerà propedeutico a un vero rilancio della Juventus, allora sarò il primo a chiedere scusa a John Elkann e ai suoi. Ma dato che purtroppo, e dico purtroppo, conosco i cosiddetti miei polli, i sospetti c'erano e restano. Anche perché sti soldi qua andranno computati a bilancio al prossimo giugno, dove già è previsto un bilancio in perdita. Ora, sarà il tempo a dirci come andranno le cose. Certo, i soldi in cassa sembra meglio averli che non averli, ma non vorrei fossero stati propedeutici a un mancato accesso alla Champions League. Perché, signori, il rischio c'è. Allora, noi si è sempre parlato di tre squadre superiori a noi, giusto? E va bene. In Champions ne vanno quattro, giusto? La quarta dovremmo essere noi. Signori, siamo solo all'ottava giornata. Siamo solo all'ottava giornata. Ma voi avete per caso dato un occhio a che squadra la Roma? Io la Lazio non ce la conto, perché per me la Lazio farà pochissimo quest'anno. La Fiorentina è da temere, l'Atalanta sono da temere, ma non hanno mai fatto sfoggio di grande continuità fino adesso. L'Atalanta la temo molto di più della Fiorentina, devo essere sincero, perché ha una rosa più completa e gioca molto bene, ed è una squadra consolidata a differenza della Fiorentina. Ma la Roma, signori,
guardate il centrocampo della Juve, guardate il centrocampo della Roma. Secondo voi è superiore quello della Juve? Pellegrini, Aouar, Renato Sanchez. E ci metto anche Paredes, va! Ci metto. Secondo voi il nostro centrocampo è superiore a quello della Roma? Parliamo della difesa e degli esterni, Spinazzola. McKennie secondo voi è tanto meglio di Karsdorp? No, non lo so. Szczęsny lo fate così tanto migliore di Rui Patricio? E poi, fatta salva la coppia Lukaku Dybala, Lubala, stavo dicendo. Fatta salva la coppia Lukaku Dybala. Per me Vlahovic, Chiesa sono di poco superiori, di poco superiori. Per me. Ma vogliamo guardare le alternative? Loro hanno Belotti e Sharawi. Noi abbiamo Milik e Ken. Ora sta a voi dare giudizio. In difesa? Tu uno come Mancini non ce l'hai. Tu uno come Smalling non ce l'hai. Quindi ringraziate per il momento. Baciamoci i gomiti, che loro sono partiti malissimo. Baciamoci i gomiti. Però, raga, non vi nego che la partita di stasera, io ho una paura fottuta. È veramente una manna dal cielo il ritorno del pubblico, perché solo il pubblico può fare il 12° uomo in campo oggi. Perché avanti siamo leggerini, Milik non sta bene. Milik non è più il Milik di Napoli che a me piaceva tantissimo, specialmente prima di rompersi i crociati. Milik a me piaceva tantissimo. Ma non è più quello di Napoli. Non lo so, ragazzi, continuo ad avere senza vibrazioni poco positive. E sul discorso degli infortuni, caro mister, ti ribadisco che ieri ti hanno colto in castagna. Ieri ti hanno fregato. Ieri ti hanno inculato. Ieri ti hanno fatto una domanda e ti hanno messo in crisi vera ieri. Quindi ieri, questa volta devo tanto di cappello ai giornalisti. Perché non penso si riferissero solo all'ultimo periodo. Perché le tue squadre hanno sempre avuto questi problemi. Quindi, e se ti sei incazzato, vuol dire che non sono i primi a dirtelo. Se ti sei incazzato, vuol dire che è un nervo scoperto e non sono i primi a dirtelo. Speriamo bene, va. Sempre forza Juve.